Oggi parliamo degli investimenti che abbiamo nel servizio idrico, in particolare gli investimenti sulla distrettualizzazione del servizio, ovvero faremo grandi investimenti che ci consentiranno di andare a mappare tutto il territorio della città e di andare a circoscrivere con maggiore dettaglio quelli che sono, gli spazi dove andare a recuperare le eventuali perdite. Senza una distrettualizzazione più approfondita di quella che è, il reticolo di tutte quante le condotte che abbiamo in città, abbiamo, come dire, un po' più di difficoltà nel riuscire ad andare a cogliere nel punto specifico dove esistono dei momenti delle criticità della rete. Con questo grande investimento noi riusciremo, come dire, ad arrivare con maggiore dettaglio sul territorio e a intervenire dove esistono degli episodi di criticità per poter andare a intervenire più nel preciso ed evitare quindi che ci siano delle crisi più profonde.